Professoressa D'Amico, io insegno storia e geografia in un liceo. Per quale motivo dovrei fare questo corso di 25 ore? Direi finalmente che anche lei faccia questo corso di 25 ore, visto che è considerato che il corso è sulla scuola dell'inclusione e quindi il mio desiderio è di includere anche lei, soprattutto. Ma 25 ore possono bastare per avere tutte le informazioni di cui ho bisogno. Del resto c'è già il tecnico che è l'insegnante di sostegno. Certamente non bastano per avere una conoscenza approfondita delle tematiche. Però, ecco, se riuscirò quantomeno a stimolare la vostra curiosità e a farvi comprendere l'importanza dell'inclusione, allora penso che potrò dire di aver raggiunto il mio obiettivo. Il corso che sta realizzando con Campus Argo ha delle caratteristiche particolari, per esempio le ore di lezioni, le 17 ore di lezioni previste, le gestirà in modo particolare con un programma particolare o si atterrà a quanto ha disposto il Ministero nei suoi modelli d'esempio? Parlerò delle tematiche che sono presenti nel programma ministeriale, però appunto ho l'ambizione di farlo non semplicemente in maniera didascalica, quindi sostanzialmente illustrando leggi, normative, teorie, eccetera, eccetera, ma soprattutto cercando di stimolare proprio quell'azione di corresponsabilità e anche quell'azione proprio di recupero motivazionale di cui molti docenti hanno bisogno. Quindi se lei mi garantisce che non ci sarà la solita lettura di centinaia di diapositive a raffiche, io posso lasciare da parte il termos col caffè bollente. Ci proverò.